Benvenuti a tutti. I'm really happy to be here to meet you again in the beginning of 2022. As you know, 2021 was a special year. We have launched many new products, new Nova, new PC, new tablets, new watches. The entire Huawei ecosystem has been strongly involved. We have witnessed an explosional growth of App Gallery and the arrival of Harmony OS. We are always together with our customers. For the first time on the Twitch and Milan Games Week, our community users has reached 800,000 people. Amazing. And how is Huawei global? By September 2021, Huawei Nova smartphone users has achieved 190 million. In Q3, Huawei ranked number one globally in terms of registered world wearable shipments. There are currently more than 220 Huawei devices running Harmony OS. In 2021, Huawei global revenue was $99 billion. 2022 is exciting. We are here today for a big launch for new flagships. Moreover, I also glad to announce that we will open soon the new Huawei customer service center in Rome and Catania, in order to enhance the customer experience. Innovation has always driven Huawei to reach new heights. We will continue to bring a superior all-scenario experience for consumers by offering more innovative technologies and products in five major scenarios: smart home, smart office, fitness, health, travel, and entertainment. I can't wait to share more details. So, I leave the stage to Alessandro. Hope you enjoy. Thank you. Grazie. Bene, buongiorno e buongiorno a tutti e ancora benvenuti. Lasciatemi spendere qualche istante per ringraziarvi di essere oggi connessi qui in live streaming, qui con noi per scoprire i nuovi prodotti dell'ecosistema Huawei. Grazie ancora a Wente per le belle parole sullo scorso anno, nel 2022, perché le sorprese saranno tante a partire da oggi. Bene, prima di svelarvi i nostri nuovi prodotti flagship di Huawei nel 2022, oggi vi dirò che vi parlerò di tre cose: innovazione, fotografia e benessere legato al mondo dello sport e del fitness. La storia di Huawei nel mondo della fotografia mobile parte già da diverso tempo, da molti anni fa, e il nostro mantra è sempre stato quello di evolvere la fotografia mobile in modi sempre più innovativi per spingere e portare l'asticella sempre più in alto. Ovviamente questo offrendo sempre il miglior hardware unito a un software intelligente con algoritmi anche sviluppati dai nostri ricercatori, e siamo quindi arrivati a trasformare lo smartphone come camera principale anche dei nostri utenti. Ci impegniamo però sempre, e questo vogliamo che sia chiaro, per offrire le migliori performance, ma soprattutto con device belli anche da vedere e maneggiare. La nostra storia della famiglia P, uno dei motivi per cui siamo qui oggi, abbiamo detto che parte qualche anno fa, e parte con il P10, quindi un device che già allora aveva un'estetica moderna, un design accattivante e soprattutto una delle primissime dual camera per scatti e ritratti davvero di alto livello. Un altro device di successo della serie P è stato il P20, il P20 Pro, che è stato anche il primo ad avere la tripla fotocamera e a ospitare e a lanciare la modalità notte con intelligenza artificiale, proprio per incredibili scatti notturni. E vedete anche qua soprattutto il design, quanto è bello il colore Twilight. Arriviamo poi a un'altra serie di successo, P30, il primo con zoom periscopico e il sensore con due gialli, proprio per catturare più luce per fotografie anche luminose di notte, fino ad arrivare ai device più recenti. Quindi in questo caso P40 con zoom ottico fino a 10x, che non solo aveva una finitura in ceramica, ma ha spinto davvero la fotografia computazionale ai limiti. Ma oggi
siamo qui per la serie P50, quindi parleremo delle rivoluzionarie ottiche XD Huawei alla tecnologia True Chroma relative appunto ai due device che vedrete oggi. P50 Pro è forse il device davvero più sensazionale che abbiamo mai realizzato, che è il P50 Pocket. Ancora qualche istante di pazienza prima di svelarvi il primo protagonista, perché vi devo spiegare velocemente che cos'è Huawei Image e come riusciamo a spostare l'asticella ancora più in là oggi nel mondo della fotografia da mobile. Ancora una volta stiamo entrando in una nuova era grazie a Huawei, proprio perché letteralmente potrete trascendere la luce, le distanze, l'oscurità e addirittura il tempo grazie a questo nuovo sistema di fotocamere. Chiamiamo questa tecnologia Huawei Image proprio perché pensate a come i vostri occhi guardano e catturano la luce e le immagini e poi il vostro cervello le processa, così la serie P50 interpreta il percorso della luce catturandola con le ottiche per poi già correggere, diciamo, e sistemare i difetti relativi a riverberi o magari riflessi, per poi far intervenire il vero cuore, il vero cervello della serie P50, cioè il motore XD Fusion Pro. Il potente poi True Chroma vi permetterà anche di avere dei colori davvero fedeli alla realtà. E come funziona questo motore, diciamo? È molto semplice, lo vedete da questa immagine. Immaginate di avere il mondo, insomma, di vedere il mondo a livelli, no? Cioè come lo vede il P50. Per cui quando scattate una foto, lui riuscirà a scomporre con diverse esposizioni un livello relativo al colore, uno al contrasto, uno alla luce, per poi unire le informazioni e dare vita a una foto davvero splendida anche contro luce. Questo indipendentemente dal fatto che scattiate con la fotocamera a colori o quella in bianco e nero. Ma non è l'unico motivo per cui otterrete delle foto di livello professionale, proprio perché il motore True Chroma è in grado di catturare il 50% in più di colori e luce rispetto ai suoi competitor e anche rispetto ai modelli passati. E soprattutto ospita una gamma colore P3 di livello cinematografico, quindi avrete davvero più sfumature di colore in tutte le vostre fotografie. Tutta bella la teoria, ma andiamo a vedere anche nella pratica. Lo vedete da questo scatto nei giardini botanici di Singapore, per cui nonostante lo scenario sia davvero scuro e distante, P50 Pro è in grado di mantenere un livello di nitidezza e dettagli superiore e nitido anche rispetto ad altri competitor. Tutti i giorni però noi, insomma, scattiamo anche foto più semplici, non necessariamente abbiamo la fortuna magari di fotografare i giardini botanici di Singapore, per cui prendete l'esempio di questo mazzo di fiori e valutatelo coi vostri occhi. Prendete il P50 Pro, scattate e lasciate che sia lui davvero a fare il lavoro sporco, perché il risultato saranno dei contrasti e dei colori davvero fedeli alla realtà, quindi la realtà nel modo più accurato possibile. Ed è quindi giunto il momento di scoprire il nuovo arrivato della serie P, finalmente anche qui in Italia da noi. Vi presento il nuovo P50 Pro. Bellissimo, e oltre a essere bello, parliamo per la prima volta di Dual Matrix Camera Design. Voi direte, sì, molto interessanti questi tecnicismi, ma in concreto quali benefici io potrò avere nella vita di tutti i giorni, no? Quando scatto delle foto? Beh, intanto il P50 impersonifica l'avanguardia della fotografia da mobile, appunto l'heritage della serie P, grazie al potente comparto fotografico che, lo vedete, è diviso in due parti, quindi chiamato Dual Matrix. Ma non solo è diverso dagli altri esteticamente, ma anche a livello di potenza. Andiamo a vedere quindi le fotocamere di cui è dotato, perché vediamo come sia composto da una camera principale da 50 megapixel True Chroma, da una camera da 40 megapixel monocolore che era presente anche sul P20 Pro, un device tra i più di successo di Huawei, insieme ovviamente a un'altra camera ultra wide da 120 gradi che vi permetterà di
scattare delle foto davvero ampie, senza distorsione ai lati come tanti grandangoli spesso fanno, e soprattutto contiene anche un obiettivo telescopico di 64 megapixel con uno zoom range che arriva, pensate, fino a 200x. Non ultimi, sono presenti il sensore laser che non solo vi permetterà di mettere a fuoco meglio le foto, ma anche di misurare la distanza tra voi e il soggetto che ci impiega la luce. Vedendo poi gli altri punti di forza del P50 Pro, sicuramente uno di quelli più interessanti è la versatilità di questo device. Sì, perché dagli shot con grandangolo fino ad arrivare allo zoom ottico fino a 3-5x, ovviamente a quelli ultra precisi a 100x, grazie alla stabilizzazione ottica sarete in grado davvero di scattare foto spettacolari. Pensate poi che, lo abbiamo accennato prima, è in grado di catturare più di 2000 colori con una precisione 5 volte superiore. E lo vediamo qui sempre in una foto normale che potremmo scattare noi tutti i giorni, diciamo in una natura morta, come la fedeltà dei contrasti, dei colori, sia davvero molto vicina a quello che state guardando con i vostri occhi, che è quello che tutti noi ricerchiamo in una fotografia da mobile. Tutto bello, lo diciamo sempre, però magari io scatto delle fotografie quando sono in viaggio, quando sto vedendo una città, dei monumenti, o semplicemente, come in questo caso, magari a qualche amico che è in posa. Ecco, guardate proprio che colori davvero vividi, brillanti, sarà in grado di catturare. Per cui non solo riuscirete ad avere dei contrasti, ma anche una brillantezza differente. E sarà proprio il P50 Pro a fare questa magia. Se poi vi sentirete anche, diciamo, ispirati artisticamente, avrete a disposizione appunto un'incredibile camera in bianco e nero per scatti che vi regaleranno dei contrasti, dei giochi di luce davvero pazzeschi. Infine, un altro esempio, un'altra immagine che voglio farvi vedere per dimostrare uno dei punti di forza di Huawei, ma in generale della camera della serie P50, è relativa alla fotografia con poca luce. Diciamoci un segreto, allora, io spesso vedo i miei amici quando scattano foto, magari durante una cena o quando sono all'esterno, e poi uno guarda il risultato e dice, insomma, la foto è mossa, c'è del rumore, è sfocata, ecco, non sono belle da vedere. Vi ricordo ovviamente che Huawei ha lanciato la modalità notte molti anni fa, prima di tanti competitor, ed è per cui il motivo per cui siamo particolarmente forti su questa tipologia di tecnica. Quindi guardate anche questo scatto, perché bisogna provare a capire anche come scatta il telefono per riuscire a migliorare. Cioè, voi avete una scena iniziale dove è tutto buio, per poi avere una parte centrale verso l'alto che diventa quasi fluorescente. Quindi è uno scatto davvero difficile per uno smartphone. Eppure, nonostante queste condizioni, il risultato è uno scatto davvero incredibile e fedele alla realtà. Quindi, una volta che proverete a fare uno scatto con P50 Pro, non tornerete più indietro. Però, insomma, voi direte, beh, bello, ci stai raccontando che questo device scatta le foto, ma io come faccio a sapere che, diciamo, riuscirò anch'io a fare foto di questo livello? Avete ragione, per cui abbiamo pensato, cosa possiamo fare per mettere alla prova subito e fare davvero un test, diciamo, uno stress test per il nuovo P50 Pro? Abbiamo infatti coinvolto il fotografo professionista Luca Locatelli, fotografo di fama internazionale che è davvero in grado di esprimere connessioni tra tecnologia, arte, umanità e soprattutto natura, e abbiamo quindi dato vita a un progetto davvero incredibile che si chiama Back in Motion. Andiamo subito a vederlo. Il mio ambito di ricerca è legato ai processi di innovazione tecnologica che possono farci immaginare un futuro migliore. Back in Motion ha come obiettivo la rappresentazione del movimento, della danza e della trasformazione. Nasce dal concetto di resilienza, concetto che si applica a Huawei e al nuovo P50 Pro. Uno smartphone sorprendente con un livello fotografico professionale, in grado di scattare immagini e rappresentare la realtà con colori brillanti e fedeli. Questo mi ha permesso di catturare dettagli nitidi e inaspettati in ogni soggetto, a prescindere dalle condizioni di luce.
Ciò che mi ha stupito di più di Huawei P50 Pro è l'ottica Huawei XD, che permette di realizzare fotografie nitide anche in condizioni di luce davvero scarsa. Lo zoom a periscopio ottico mi ha permesso di scattare soggetti lontani e catturare immagini di dettaglio con risultati davvero interessanti. Le nostre vite, le persone con cui condividiamo il nostro tempo e tutto ciò che ci circonda è in continuo movimento. Per rimanere al passo con i tempi, bisogna riuscire a catturare questo movimento anche da lontano. Bene, diamo il benvenuto a Luca Locatelli. Ciao Luca. Grazie Alessandro. Luca ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma per chi insomma ci sta guardando, Luca è un fotografo davvero di fama internazionale che ha vinto più volte il WordPress Photo, il premio WordPress Photo e anche il premio Photographer of the Year. Ma nonostante questo, Luca collabora anche per tantissime testate internazionali, New York, New York Times Magazine, insomma. Quando Luca ti abbiamo contattato, come ti è venuto in mente questo progetto? Raccontaci un po' questo Back in Motion. Back in Motion nasce proprio da un'esperienza personale, no? In questo periodo difficile che stiamo attraversando, che mi ha portato ad avere una voglia di natura, di immergermi nella natura e di fare delle considerazioni proprio sul concetto di resilienza, quindi di analizzare con questo progetto due cose che non si sono mai fermate, che non si possono fermare, che sono il corpo e la natura. E abbiamo scelto quindi insieme al mio team di esprimere un progetto e accostare appunto alla natura delle foto di danza che in momenti di difficoltà è proprio una delle pratiche di resilienza maggiore, quindi è ciò che la gente vuole fare, no? E quindi volevamo esprimere questo concetto attraverso questo binomio, natura e danza. Davvero interessante, anche perché il concetto di resilienza, insomma, ci sono più punti di vista da cui si può leggere. Sì. Ma andiamo a vedere proprio gli scatti, insomma, a scoprire le creazioni che sei stato in grado di fare. Intanto ti faccio subito una domanda. Come ti sei trovato ovviamente con il P50 Pro? Sinceramente. Sì, ovvio. Anche perché non so fare altro. No, in realtà io arrivo da... cioè uso nella mia vita da professionista macchine fotografiche Leica, quindi sono sempre stato un po' attratto, no, dai telefoni Huawei che usano appunto il comparto fotografico Leica. E quindi in un qualche modo ero curioso di provare queste device e insomma sono rimasto parecchio sorpreso da che cosa il P50 Pro può fare fondamentalmente. Bene, bene. Mm. E tornando diciamo ai tuoi scatti, no? Partiamo dal primo. Sì, raccontacelo un po' magari, cosa ti ha ispirato, cosa ti ha portato a fare questo scatto incredibile? Qui appunto questo scatto che si chiama Ondeggiare accosta un video di natura, sempre scattato con il P50 Pro, a una foto e in questo caso ero in una situazione di scarsa illuminazione, eravamo allo Spirit de Milan e avevo questo ballerino fantastico che mi ballava davanti e io era una delle prime cose che facevo con il telefono e ho voluto tornare a casa, quindi ho abilitato subito la funzione Pro e ho preso il pieno controllo della situazione perché volevo avere esattamente questa immagine. Quindi ho agito. È uno scatto davvero difficile perché io vedo la scena è molto buia e c'è un soggetto in movimento. Per cui... Sì, sì, sì. Ho proprio agito come con una macchina fotografica in mano, no? E effettivamente da lì ho capito che funzionava tutto, insomma, che questa modalità Pro mi permetteva di prendere il controllo, di trovarmi a casa e poi, insomma, ho trovato questa foto che mi piace molto e sono riuscito a bloccare esattamente la sensazione che volevo. E poi so che hai anche scattato in modalità ritratto. Sì. Poi ovviamente, sinceramente Alessandro, ho preso fiducia, no? Perché chiaramente è un passaggio forte, e da lì c'era appunto questa ballerina che fa danza irlandese, Letizia, e questo set un po' teatrale, quindi l'ho fermata, gli ho detto, senti, vorrei farti un ritratto, ho abilitato la modalità ritratto e ho scattato questa foto che mi ha particolarmente sorpreso, perché questo è esattamente quello che è uscito dal telefono, dove la cosa che mi colpisce di più
in questa situazione in cui la luce era molto teatrale, è la morbidezza e la nitidezza che è riuscito a ricreare insieme ovviamente ai colori. Quindi questo mi ha sorpreso particolarmente. E parlando proprio di colore, la foto incrociare è una foto dove il colore, noi lo vediamo qua in questa bellissima sala immersiva, esce sì, dalla foto. Sì, sì. Qua poi mi sono divertito in mezzo alla natura anche con le funzioni macro. E nello scatto di danza che vediamo, sempre per una crescendo di fiducia, no, ho voluto sperimentare la funzione notte, che non so come fa, ma è riuscita a bloccare il movimento delle ballerine perfettamente e a ricostruire tutta la luce ambiente con particolari che mi hanno colpito particolarmente, tipo se vedi le crepe sui muri, l'atmosfera era esattamente questa e non era facile fare questo lavoro. Insomma, ovviamente una gran parte lo fa l'occhio di Luca, insomma, che non tutti noi purtroppo abbiamo, però... Però devo dire che sorprendente il fatto che riesce a bloccare il movimento e a ricostruire tutta la luce ambiente intorno, restituendo un'immagine così perfetta fondamentalmente. E un altro esempio è relativo al movimento, insomma, di cui sta parlando, è contemplare, no? Perché io, esatto, vedo questa immagine, potrebbe essere una nuova forma di smart working, no? Anche per la danza, visto, sì, che stai parlando, sì, di, sì, danza. Infatti chi balla non ha mai smesso di ballare, anche a casa, come Veronica, questa mia amica, e qui lei, insomma, quando ha iniziato a ballare si muoveva molto rapidamente, e io qui ho utilizzato il setting automatico della camera, cercando di bloccare il movimento, e devo dire che è riuscito il telefono a bloccare Veronica in una posizione che mi piaceva, e che non era facile, insomma, visto appunto la rapidità con cui si muoveva. Davvero, davvero belli questi scatti, e ovviamente invito tutti i nostri amici che ci stanno guardando poi a visitare il nostro sito e i nostri canali social, perché potrete scoprire tutti gli scatti che Luca ha realizzato con il P50 Pro e soprattutto i segreti anche dietro questi scatti. Luca, prima di salutarti, io volevo chiederti un'ultima cosa, insomma. Questo bellissimo progetto Back in Motion, questa esperienza, che cosa cambia? Ti ha cambiato qualcosa? Mi ha cambiato il fatto che da questo momento in poi ho un nuovo strumento in tasca che effettivamente cioè il P50 Pro è diventato il mio telefono, ma per un'esigenza da fotografo. Per me avere in tasca sempre una macchina fotografica che può portarmi a fare delle riflessioni creative o a lavorare in questa maniera, insomma, è un valore aggiunto per me, e quindi questo me l'ha lasciato di sicuro, insomma. Quindi... Bene, fantastico, e grazie ancora Luca. Grazie a te Alessandro. E speriamo di rivederti presto, e in bocca al lupo. Crepi. Bene, ringraziamo ancora, insomma, Luca Locatelli per questo fantastico progetto. Ovviamente, tornando a noi, uno smartphone flagship come P50 Pro è anche dotato di un comparto video notevole per un flagship 4K con 60 frame al secondo, proprio perché vi garantirà anche una qualità video di livello cinematografico. Come abbiamo detto prima, insomma, è tutto bello, però vi chiederete, caspita, però Luca ha un gran talento dalla sua, è un fotografo professionale, è bella la teoria, ma in pratica, beh, diciamoci un segreto, tutti noi siamo un po' vanesi, per cui alla fine ci interessa anche come vengono i selfie, no? Come scatti i selfie questo P50 Pro. Vi tranquillizzo subito, perché P50 Pro ha una fotocamera frontale che riuscirà a scattare dei selfie nitidi, anche dei ritratti molto nitidi, in veramente con una semplicità disarmante, anche perché, e qua vi confido un segreto, spesso le fotocamere frontali, diciamo, vengono un po' sacrificate sia per ragioni economiche ma anche tecniche, proprio perché c'è uno schermo intorno, quindi c'è meno spazio. Non è il caso del P50 Pro, proprio perché la fotocamera frontale è anche dotata di un grand'angolo fino a 100 gradi, quindi potrete anche fare stare più amici nei vostri selfie con la fotocamera frontale.
Sappiamo poi che lo smartphone è diventato, non è più insomma un secondo schermo, ma è la finestra principale sul mondo. Quindi tutti noi guardiamo serie TV, video, magari la sera o in condizioni di luce scarsa, ed è per questo che il P50 Pro è stato dotato di un display OLED con un refresh rate da 120 Hz e anche un feedback tattile davvero molto elevato, quindi a 300 Hz. Cosa significa? Significa in concreto che quando voi toccherete lo schermo, lo maneggerete, avrete davvero un feedback velocissimo, ma questo è anche un'ottima notizia per gli appassionati di gaming, perché riuscirete a scovare il nemico prima che lui trovi voi. Chiaramente tutto questo, scattare foto, guardare video, avere un display performante, OLED con contrasti alti e colori davvero brillanti, consuma più batteria. Ma lo sapete, la batteria è uno dei cavalli di battaglia di Huawei, per cui abbiamo dotato, nonostante sia più sottile, più leggero, il P50 Pro di una batteria ancora più capiente rispetto ai suoi predecessori, che arriva fino a 4360 A. Sappiamo anche che insomma vi piace ascoltare musica, magari farla sentire anche agli amici, per cui è dotato di speaker stereo per un suono potente, bassi davvero immersivi, e in Italia lo proponiamo in due colori davvero sofisticati. Il primo lo abbiamo chiamato Cocoa Gold, mentre il secondo è un po' più elegante e classico e lo abbiamo chiamato Golden Black. Vediamo poi ovviamente parlavamo prima di batteria, quindi non dovete neanche preoccuparvi troppo di quanto tempo ci impiegherà a ricaricarsi, perché supporta la Huawei Supercharge, quindi una tecnologia da 66 watt, quindi se avete anche una pausa di 5-10 minuti prima di uscire di casa, vedrete che riuscirete a caricare la batteria davvero in maniera esaustiva. Se poi avete anche l'esigenza di mostrare quanto la batteria possa caricarsi senza fili, la Supercharge Wireless può essere anche utilizzata fino a 50 watt. Non dovrete nemmeno preoccuparvi degli schizzi o della polvere, perché Huawei P50 Pro è certificato IP68, per cui andiamo infine a vedere il riassunto di questo fantastico device che sposta ancora una volta l'asticella della fotografia più in là. Uno smartphone che è dotato di una camera con le nuovissime ottiche HD e il motore TrueChroma per realizzare immagini di livello professionale. Vediamo infine i prezzi di lancio, che sono di 1199,90 euro per entrambe le versioni, con 8 GB di RAM e 256 di memoria, e sul nostro sito troverete poi un'offerta speciale di lancio per vedere insomma come potete acquistarlo. Bene, è quasi giunta l'ora anche di mostrarvi davvero il secondo protagonista di oggi, forse il più atteso. Se ricordate, poco fa abbiamo parlato della tecnologia dietro il P50 Pro, no? Del percorso che la luce fa, come funziona per i nostri occhi e il nostro cervello. Ecco, il device che state per vedere aggiunge un altro incredibile tassello, ed è la fotografia ultra spectrum. Già, ma di che device stiamo parlando? Beh, sono davvero felice oggi di presentarvi finalmente in Italia il nuovo P50 Pocket. Si erano impallati. Davvero spettacolare. Ovviamente questo è il nuovo Huawei P50 Pocket, il nuovo device foldable, smartphone foldable di Huawei, e vediamo la sua spettacolare estetica, ma soprattutto cos'è capace di fare. Lo avete già visto dal video, il nuovo P50 Pocket ha un unico linguaggio di design, quello della famiglia P, ma ha un iconico camera ring nella parte superiore, ma soprattutto, e ve lo faccio vedere subito, ha anche un cosiddetto cover screen nella parte inferiore. Per cui io adesso l'ho chiuso, ve lo faccio vedere quanto è
compatto e soprattutto quanto è funzionale anche questo display con una fotocamera principale che a breve vi farò vedere. Ma è un telefono pieghevole a conchiglia, davvero leggero e combina sicuramente bellezza e compattezza, ma non è solo il design a cambiare le cose. Ha infatti una nuova potente varietà di fotocamere costruite intorno al Huawei Image System, quindi una camera principale da 40 megapixel True Chroma, una ultra wide da 120 gradi e anche un sensore multispectrum a 10 canali per un'accuratezza di colore assoluta. Ma abbiamo parlato prima della vera novità, che è la fotografia ultra spectrum con l'Ultra Spectrum Illuminator. Insomma, bellissimi questi nomi, complicati, ma di cosa si tratta in concreto? Beh, guardate questa immagine. Notate qualcosa di strano? Ecco, ci siamo spinti ai confini della fotografia da mobile, catturando anche elementi che spesso l'occhio umano non vede. Nella modalità fluorescenza lo smartphone emette luce UV e cattura la brillantezza di tutti gli elementi nell'oscurità. Quindi pensate che non solo potrete catturare più luce, ma dove potrete spingervi anche con la vostra creatività. Potete addirittura utilizzare la camera posteriore per i selfie e ve lo faccio vedere subito. Vedete questo schermo, il cover screen, io seleziono la fotocamera, inquadro, posso anche allargare l'inquadratura, tocco e dopo qualche istante scatto un fantastico selfie. Perché questo? Perché pensate alla qualità di poter scattare le immagini con la fotocamera posteriore invece che quella frontale, che ovviamente è molto più potente. Quindi pensate anche al livello di fotografia che potrete raggiungere in qualsiasi condizione. Aprendo questo device compatto poi svelerete anche uno spazioso schermo immersivo, così come il P50 Pro è dotato di uno schermo pieghevole OLED con un refresh rate da 120 Hz, un feedback tattile davvero elevato e soprattutto un'esperienza di visione cinematica a 21 noni ed è dotato anche di uno speciale nuovo rivestimento antiriflesso più resistente. Il device aperto, ve l'ho mostrato poco tempo fa, insomma, è davvero leggero e sottile. Pensate, pesa solo 190 grammi e ha uno spessore di 7 mm, ma è anche semplice da maneggiare tra le vostre mani. Come abbiamo fatto però a raggiungere questo livello di tecnologia? Grazie al sistema multidimensionale di cerniera disegnato per proprio chiudersi perfettamente piatto, e ve lo rifaccio vedere volentieri, perché se voi vedete il telefono si chiude perfettamente in modo simmetrico, anche da chiuso misura solo 15 mm. Se vi ricordate, noi abbiamo sviluppato questo meccanismo così efficiente già qualche anno fa. Siamo partiti da device foldable all'inizio 2019, quindi abbiamo lanciato il Mate X, il Mate XS, che però ospitavano una tecnologia foldable di prima generazione, costruita in zirconio. Ci siamo poi spinti un foldable, diciamo, estremo, l'espressione massima della prima generazione di foldable era il Mate X2, che aveva già una simmetria assoluta quando era chiuso, quindi una compattezza anche migliore, ma con il P50 Pocket siamo arrivati a un diverso livello anche di multidimensionalità, perché mostriamo un device pieghevole con un meccanismo di seconda generazione. Significa che non solo si aprirà in modo simmetrico e ultra liscio anche al tatto, ma rimarrà più piatto, più leggero e più resistente anche nell'uso quotidiano. Questo ci ha anche spinta a dare vita a un design ancora più premium e curato, che desse vita proprio a uno smartphone bello da vedere, perché quando avrete questo smartphone sicuramente non passerete inosservati, ed è per questo che in Italia lo proponiamo in questa premium edition, con cui abbiamo lavorato insieme alla designer olandese Iris van Herpen, che è una stilista famosa per fondere in modo davvero innovativo la tecnologia con l'alta moda, sperimentando nuovi materiali, tecniche e tecnologie moderne. Guardiamo quindi tutti i segreti dietro al fantastico design del P50 Pocket. In mijn ontwerpproces ben ik erg geïnspireerd door dans. Ik heb zelf veel gedanst, klassiek ballet. En het is de relatie tussen het lichaam en de geest
die hele krachtige transformaties teweeg kan brengen. Ook ben ik veel geïnspireerd door de natuur. De onzichtbare krachten in de natuur zijn drijfveren binnen mijn werk. Voor deze samenwerking heb ik gekeken naar magnetische velden en hoe deze velden binnen de natuur allerlei mooie patronen creëert. En deze patronen heb ik weer vertaald in het 3D-relief voor de telefoon. Het atelier is een samensmelting van traditioneel handwerk en innovatieve technieken. We mengen die heel erg samen om zo tot nieuwe vormen en texturen te komen. Dus technologie is een groot onderdeel van het ontwerpproces, ook in deze samenwerking. Davvero, davvero spettacolare, ma la sua bellezza è anche funzionale, perché anche da chiuso il P50 Pocket con il suo cover screen fornisce importanti notifiche e funzionalità evolute grazie ai nuovi widget e servizi e vi semplificherà anche le vostre giornate. Quindi guardiamo subito come potrebbe essere una giornata con questo device. Ecco, i widget con le app, diciamo, anche di terze parti, non è l'unica cosa incredibile di questo nuovo smartphone, ma c'è qualcosa di più incredibile nel P50 Pocket ed è il rilevamento della protezione solare grazie alla camera Ultra Spectrum di cui vi ho parlato prima, che aiuta a proteggervi meglio. Quindi attivando il sensore UV potrà rilevare se siete protetti correttamente dai raggi UV. Ovviamente c'è anche qualcosa di più divertente, no? Per personalizzare questo device, e potrete farlo con video wallpaper creati da voi stessi. Vedete l'esempio in questo caso, che saranno in grado di animarsi anche in base al movimento di chiusura o apertura. Se poi aveste bisogno, diciamo, di non essere raggiungibili e non farvi trovare per nessuno, parlando di sicurezza e privacy, che è uno dei temi a noi più cari, il Super Privacy Mode vi permetterà di poter disattivare GPS, fotocamera e microfoni proprio quando il device è chiuso. E questo indipendentemente dai permessi settati con le vostre app. Andiamo infine a vedere un riassunto del bellissimo P50 Pocket. Ogni volta che lo vedo rimango sempre ammaliato. Comunque sia, questo era l'incredibile P50 Pocket, un device che per la prima volta ospita la Ultra Spectrum Camera Matrix e soprattutto la fotografia fluorescente, ma è un device foldable di seconda generazione con una batteria di lunga durata. Ovviamente entrambi gli smartphone che abbiamo presentato oggi, P50 Pro e P50 Pocket, sono equipaggiati dal nuovo MUI 12 con un'interfaccia ridisegnata e diverse nuove informazioni e innovazioni tecniche, quali il Device Plus, che vi permetterà semplicemente di gestire tutti gli accessori del vostro ecosistema in maniera davvero immediata e intuitiva. Vediamo infine il prezzo del nuovo P50 Pocket, che è di 1599,90 € nella versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, ed è disponibile anche questo da oggi con una speciale offerta sul nostro sito. Vi invito ad andare a vederla. Ovviamente poi, insieme a questi nuovi device, con il loro acquisto, sia per il Pro che per il Pocket, per un anno avrete anche gratis la protezione per una eventuale rottura accidentale di schermo frontale o posteriore. Questo vale solo nei nostri Huawei Service Center ufficiali. Stiamo per rilanciare e
riaprire a breve dei nuovi centri a Milano, Roma e Catania, vi invito anche a venirci a trovare, anche solo per prendere un caffè o fare una chiacchierata con un nostro consulente, proprio per scoprire tutte le funzionalità incredibili di questi nuovi device. Bene, abbiamo visto i due smartphone e ora andiamo velocemente a scoprire i nuovi device che ci aspettano oggi, ma sappiamo bene che le giornate di tutti noi richiedono supporto anche di tante esigenze. Queste fantastiche prestazioni, una batteria di lunga durata insieme a uno schermo, una connettività così voluta, hanno bisogno di app e servizi. E App Gallery rispetto a un anno fa è cresciuta tantissimo ed è in continua espansione. Se aveste anche esigenze speciali potete davvero sbizzarrirvi chiedendo alla nostra community, che oggi conta, pensate, più di 800.000 iscritti. E colgo anche l'occasione per salutare tutti gli utenti che ci stanno seguendo dalla nostra fantastica community. Grazie per il vostro supporto. Tra i decine di partner italiani ne abbiamo a bordo sempre di più, e vedete anche da questa slide alcuni esempi degli ultimi importanti partner saltati a bordo di Huawei Mobile Services e di App Gallery. Questo ci rende molto felici perché sono i nostri utenti e anche veramente i loro clienti a chiederlo, e siamo felici di poter garantire insieme questa continua crescita del nostro ecosistema. Come sapete poi, oltre ad App Gallery, la suite Petal continua a crescere, perché Petal Search oggi ha più di 220 milioni di utenti nel mondo ed è non solo un motore di ricerca potentissimo per le app, che vi permetterà davvero di scaricarle con un tap e anche aggiornarle in modo davvero semplice e veloce, ma lo potrete utilizzare per fare shopping, prenotare i vostri viaggi o supportare funzioni avanzate come la ricerca vocale e tanto altro. Vi invito quindi a provarla scaricandola dal nostro store ufficiale App Gallery. Un altro dei servizi che personalmente insomma mi piace molto è la versione, insomma, il nuovo Petal Maps, la versione 2.0, che oltre alle funzioni avanzate 3D per le intersezioni, io ero abituato a usare, diciamo, altri navigatori e ogni tanto capitava che arrivando agli incroci ci si perdeva. Invece lo vedrete con questa animazione, sarà praticamente impossibile perdersi perché avrete una navigazione davvero fluida, incredibile e chiara. Queste mappe di Huawei possono essere utilizzate anche con il P50 Pocket più chiuso, quindi questo va un po' nella direzione della visione che abbiamo, quindi nella comodità di utilizzo tra un device aperto, chiuso o magari sul vostro smartwatch, oppure semplicemente sono tutte funzionalità che vanno nella direzione della nostra visione che abbiamo un po' del mondo, e quindi fornire a tutte le persone un ecosistema senza soluzione di continuità attraverso tutti i nostri device, che noi chiamiamo All Scenario Experience. Pensate alla facilità anche di controllare il vostro smartphone con un tap dal vostro tablet, o magari proiettare lo schermo del vostro PC senza fili sullo schermo del MateView, o ascoltare musica controllando dal vostro smartwatch. Ecco, tutto questo va nella direzione dei nostri scenari, ma soprattutto lo stiamo facendo attraverso questi 5 scenari che toccano tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. E i device che abbiamo visto oggi sono parte di questo. Per esempio, se pensiamo al contesto dello smart office, che diciamo, purtroppo in questi ultimi 2 anni difficili tanti di noi hanno dovuto attrezzarsi per costruire letteralmente un ufficio casalingo, e molte volte è anche difficile lavorare proprio perché non abbiamo gli strumenti adatti, ma è anche difficile magari trasferire file da un device all'altro, per cui con Huawei Share potrete, toccando il tablet con lo smartphone, controllare il vostro device, rispondere alle chiamate o ai messaggi senza che abbiate in tasca il vostro smartphone, oppure potete addirittura trasferire i file trascinandoli da un device all'altro, o con MI 12 utilizzare lo smartphone come un hard disk esterno. E con Huawei Cloud vi sembrerà proprio di avere i superpoteri, perché in tempo reale potrete aprire le foto dallo smartphone, ma accedendo al tablet o al vostro PC. Arriviamo infine al prossimo prodotto, perché riguarda uno scenario differente, che è Smart Health. Chi ci segue da più tempo sa che in Huawei abbiamo profuso molti sforzi in questi anni per costruire un portfolio di wearable davvero premium, con un design accattivante di alto livello per i nostri consumatori.
Abbiamo investito molto in ricerca di sviluppo e vedete qua le tre famiglie, la famiglia Watch 3 con una connettività standalone evoluta, quindi supporto eSIM, potete addirittura lasciare a casa il vostro smartphone e fare chiamate, ascoltare musica in streaming soltanto con al polso il Watch. La serie Watch Fit che combina un design compatto con una user experience accessibile e una delle serie più di successo che è la serie GT3 con un elegante design e materiali davvero premium per un uso insomma in ufficio, per lo sport e ben oltre. Ma oggi annunciamo il nuovissimo GT3 Runner, parte della nostra serie di successo GT3, ma sviluppata con un focus davvero particolare sul segmento dei runner, quindi di chi corre e che ha bisogno di un'esperienza avanzata. Vediamolo subito. Ed eccolo qui finalmente il nuovo Huawei Watch GT Runner, disponibile in due colori, grigio diciamo con inserti in giallo e più classico nero, e andiamo subito a scoprire le sue incredibili caratteristiche, perché di solito i device pensate per chi corre hanno uno schermo non sempre così performante, addirittura a volte monocolore. Il Watch GT Runner invece ha uno schermo OLED da 1,43 pollici con alti contrasti e colori davvero ad alta definizione. Ma non è l'unica, diciamo, l'unico dettaglio che lo rende davvero perfetto per chi corre, fa fitness e sport, perché vogliamo che non pensiate troppo, diciamo, all'ossessione della batteria da ricaricare, per cui è dotato della nostra leggendaria batteria di lunga durata di 2 settimane e se per sbaglio diciamo avrete anche bisogno di caricarlo, supporta la ricarica wireless, quindi potrete anche appoggiarlo a un altro device che supporta ricarica inversa e non avere alcun problema di sorta. Se addirittura avete un uso intensivo di questo device, quindi ricevete molte notifiche, fate molte chiamate eccetera eccetera, potete comunque spingervi almeno ad 8 giorni di durata anche mentre fate sport. Avendolo però progettato per tutti i runner più esigenti in mente, abbiamo ridotto il peso ulteriormente di un 10%, perché sappiamo quanto sia importante il fit e la comodità di utilizzo mentre si fa sport. Nonostante e oltre a questo è anche costruito con una cornice davvero più duratura, resistente, super leggera in ceramica. Un'altra innovazione è la corona rotante di titanio di livello aeronautico per una navigazione più intuitiva anche con i guanti o con le mani bagnate. Pensate a quando state correndo, no? Fate questo movimento, no? E dovete, io ce l'ho al polso e dovete consultarlo magari, dovete in un attimo riuscire a capire le informazioni sul vostro allenamento senza perdere il vostro passo e soprattutto comandarlo. Quindi con il GT Runner potrete sia avere controlli touch che quelli fisici per una navigazione davvero più semplice e intuitiva. Nel cuore del GT Runner poi pulsa anche la nuova tecnologia TrueSIM Plus 5.0 che serve al monitoraggio del battito cardiaco e di altri parametri vitali ed è il sistema più accurato che abbiamo mai realizzato. Come abbiamo fatto? È un tema di design, per cui è stato ridisegnato anche la cassa curva, ma lo abbiamo anche dotato del doppio dei fotorivelatori e questo permette anche di avere e di ridurre le interferenze di luce di oltre il 60%. Il risultato è ovviamente un impareggiabile livello di accuratezza professionale, capace di misurare anche il battito cardiaco in condizioni differenti, perché magari vi state allenando, la pelle è sudata oppure sta piovendo, per cui lo smartwatch deve essere uno strumento che vi segue, magari state facendo delle ripetute, quindi il battito cardiaco si alterna tra dei picchi o dei momenti dove scende. Ecco, tutto questo il Watch GT Runner riuscirà a fornirvelo e a darvi indicazioni davvero precise in base a quello che state facendo senza alcun problema. Sappiamo anche quanto sia importante il GPS, appunto una delle funzioni principali per l'equipaggiamento di tutti i runner, ed è anche qualcosa che abbiamo sviluppato grazie all'enorme experience maturata in questi anni.
Abbiamo brevettato un nuovo design dell'antenna, perché di solito i device dei competitor, in generale gli smartwatch, hanno l'antenna GPS integrata nella cassa, quindi viene già schermata dai materiali. Nel nostro caso l'abbiamo messa nella parte esterna della case con dei nuovi materiali, per cui non solo avrete una copertura migliore, ma anche una velocità superiore nella localizzazione, perché la localizzazione supportata ovviamente dual band come tutto il resto della serie GT, ma soprattutto supporta tutti i principali canali satellitari, compresi GPS e Galileo. Il risultato, dicevamo, è sia una localizzazione istantanea, ma anche un tracciamento, quando vi allenate per esempio, iperaccurato, quindi un posizionamento davvero dettagliato. Quindi quando condividerete sui social i vostri percorsi, vedrete quanto la mappa sarà precisa al metro. Parlando però dell'incredibile evoluzione dei nostri algoritmi, delle capacità insomma di tracciamento della corsa, dello sport, della salute, abbiamo creato una nuova piattaforma che abbiamo chiamato TrueSport, ed è una piattaforma scientifica pensata per aiutare tutti a raggiungere il meglio di loro stessi, di noi stessi, nel mondo dello sport, ma anche del benessere, in totale sicurezza. E come abbiamo fatto? Abbiamo investito tanto in ricerca e sviluppo e abbiamo aperto un nuovissimo Health Lab in Cina, dove facciamo ricerca e sviluppo con decine di esperti, e prendiamo quindi l'aereo e andiamo subito a vedere questo centro di ricerca. Diciamo che i nostri colleghi in Cina hanno una buona scusa, ecco, per mantenersi in forma. Insomma, scherzi a parte, abbiamo fatto alcuni considerevoli investimenti, avete visto, no? In ricerca e sviluppo nel mondo dell'health and fitness, e la nuova piattaforma TrueSport scientifica va proprio in questa direzione, perché nel caso dei runner in erba sappiamo che si trovano di fronte a tante domande quando devono approcciare il mondo della corsa. Quindi quanto magari veloce devo correre, quale deve essere il mio passo, ogni quanto mi devo allenare e quanto devo recuperare. Ecco, grazie alla tecnologia TrueSport e all'analisi scientifica di cui è dotato Huawei Watch GT Runner, in accoppiata con l'app Huawei Health, riusciamo infatti a fornirvi tutti i tool necessari per migliorare le performance della corsa, ma anche i tempi di recupero. Abbiamo anche sviluppato un gran numero di metriche
che però sono davvero semplici e intuitivi da capire per tutti, indipendentemente dal livello, dal vostro livello, insomma. Una grande poi novità introdotta da Huawei per la prima volta è il Running Ability Index, che è un indice basato sui nostri algoritmi sviluppati da Huawei, che aiuta proprio a misurare i vostri progressi, ma soprattutto riuscirà a fornirvi le predizioni accurate, oltre il 95%, pensate, dei tempi che potete fare su distanze differenti. In aggiunta, il nostro running coach dinamico vi aiuta anche a creare un piano di allenamenti intelligenti che vi guida attraverso più settimane di allenamento. Vi basterà semplicemente configurare il vostro obiettivo e quanto spesso volete allenarvi, e al resto ci penserà il running coach intelligente, considerando tutte le vostre performance passate, ma anche parametri come battito cardiaco, passo, distanza, VO2 max, eccetera, eccetera. Considerate poi che in genere gli smartwatch dei competitor sono piuttosto rigidi in questo, perché quando settate un piano di allenamento e magari dovete saltare un giorno, vi toccherà spesso ricominciare da capo. Non è il caso del Huawei Watch GT Runner, perché migliorerete in grado differente, proprio perché insomma migliorerete in grado differente ogni settimana, sarà in grado di personalizzare il vostro piano in linea con le vostre esigenze o i vostri tempi, o semplicemente potrà adattarsi anche alle vostre performance e ai vostri tempi di recupero. Vediamo subito cosa ne pensano alcuni famosi atleti di running e poi vediamo se li riconoscete. If I didn't run, I feel lost, I feel like something's missing. And when I do go for a run, I come back, I feel joy, I feel happy. It's just something I do love doing every day. Empecé a correr en el peor momento de mi vida y en esos momentos las únicas cosas que me calmaban era y salir a correr. J'y vais presque tous les jours parce que ça permet de m'évader, que je cours au bord du lac, en ville ou en montagne, je prends tout autant de plaisir et c'est ça que j'adore. Laufen ist die Sprache mit meinem Körper. Laufen ist Leben. Secondo me la chiave per raggiungere i nostri obiettivi nello sport come nella vita è la motivazione e la passione. A la hora de entrenar queremos llevar en la muñeca algo que pese menos, que no te das cuenta que lo llevas, que la batería dure más, que tenga más funcionalidades tanto de GPS como para tu día a día. Die GT Runner von Huawei ist ein richtig tolles lightweight Runner, hat ein mega schönes Design. C'est vrai que c'est agréable de pas devoir charger la charger tous les jours. It's really quick on the GPS, so when you go for a run, you press it, it's ready to go. Il GT Runner è dotato dell'Individual Science Training Program, che mi permette di valutare i miei allenamenti e tenere traccia della mia performance. The more data I have about myself, how fast I was going, the pace I'm going, the sleep, this watch has everything that athlete needs. It's incredible. Yes, this bad boy, the GT Runner. Bene, avrete sicuramente riconosciuto Mo Farah, una leggenda olimpica, ma anche avete visto Lisa Migliorini, una dei runner insomma più noti in Italia, con cui presto vedrete faremo un progetto speciale, quindi vi invito sempre a seguirci sui nostri canali. Abbiamo parlato di True Sport, della comodità di avere davvero un personal trainer al polso che non solo vi preparerà l'allenamento ma terrà d'occhio le vostre performance, supportandovi anche nei tempi di recupero. Ma andiamo poi a vedere, dopo aver visto insomma tutte le novità tecniche nei nostri laboratori, quali sono le altre funzionalità, perché non è solo la batteria un punto di forza del GT, ma è anche grazie alla batteria che vi garantirà un monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24 in ogni istante, e anche un parametro importante come il livello di saturazione ossigeno nel sangue, è divenuto appunto fondamentale purtroppo in questi ultimi 2 anni. Sarà in grado anche di monitorare il vostro livello di stress e soprattutto avrà un monitoraggio avanzato del sonno. Ecco, qui vi racconto un altro aneddoto, perché spesso io sento amici che magari hanno a smartwatch della concorrenza che di notte lo ricaricano. Diciamo che con Watch GT Runner non avrete questo problema. Quindi il sonno è uno dei parametri fondamentali sia per dirvi quanto dovete recuperare ma anche per monitorare il vostro stato di forma. Quindi con Huawei Watch GT Runner dovrete solo coricarvi, al resto penserà lui, fornendovi poi tutta l'analisi al risveglio tramite l'app Huawei Health. Abbiamo anche introdotto una nuova funzione di personal training che aiuta a mantenere
abitudini giornaliere salutarie, quindi vi darà consigli più volte su quante volte dovete bere o se state avendo una giornata piuttosto sedentaria, quante volte dovete alzarvi o semplicemente per mantenere una migliore routine durante il giorno e sentirvi meno stressati e sempre in forma. Come tutti i device della serie Huawei, supporta 100 modalità di allenamento, quindi anche qui potrete sfogarvi dal running al trail running, sia indoor che outdoor, o avrete anche ovviamente corsi in palestra, il triathlon, nuoto, bici, sci, snowboard, insomma potete davvero sbizzarrirvi perché ogni disciplina che fate sarà veramente tracciata in modo accurato con Watch GT Runner. In continuità con questo, GT Runner è anche più di uno smartwatch, quindi potrete ricevere notifiche, fare chiamate o controllare la vostra musica e supporta la funzionalità Huawei Rootback proprio per tornare al vostro punto di partenza anche grazie al barometro e alla bussola presenti al suo interno. Come per i nostri smartwatch di seconda generazione potete migliorare anche la vostra esperienza costantemente aggiungendo app di terze parti perché è dotato di Harmony OS e il crescente ecosistema sarà sempre più integrato in tutti i nostri device e potete tramite l'app Huawei Health trasferire e installare app per divertirvi. Ovviamente abbiamo parlato di tutto setup, di tutte queste analisi e questa app Huawei Health vi permetterà di gestire al meglio il vostro smartwatch ed è disponibile sia per Android che iOS. Quindi vi invito davvero a scaricarla anche da altri store per provare quanto accurato e quanto aiuto possa darvi tutti i giorni per sentirvi meglio. Rivediamo infine il Watch GT in azione. E questo era quindi Huawei Watch GT Runner, uno smartwatch con un'accuratezza di livello pro per misurazione di battito cardiaco, parametri vitali e soprattutto una piattaforma TrueSync di livello scientifico per monitorare le vostre corse e aiutarvi davvero a raggiungere il vostro meglio in tema sportivo e anche di salute. Vediamo infine il prezzo di lancio del Watch GT Runner, che è di 299,90 € per entrambi i colori. Siamo quasi alla fine, ma abbiamo una piccola sorpresa per voi perché abbiamo ancora un device che presenteremo oggi ed è il Huawei SoundJoy. Che cos'è SoundJoy? È uno speaker Bluetooth davvero ultra portatile, progettato e disegnato in collaborazione con Divialet, che è una famosa azienda francese che sviluppa tecnologie audio di alto profilo, che offre fino a 26 ore di playback e una potenza audio di 79 decibel. Vediamo subito cosa è in grado di fare. Vedendo queste immagini mi viene una voglia di estate pazzesca, però speriamo finisca presto questo periodo per tornare a divertirci insieme il prima possibile. E abbiamo visto il SoundJoy, quindi un device davvero innovativo e ha la possibilità di condivisione anche del suono tramite un tocco con la tecnologia Huawei Share, supporta il party mode, quindi se avete due SoundJoy potete shakerarli letteralmente vicino e formeranno un unico stereo riproducendo lo stesso suono, quindi potete davvero ricreare un effetto insomma concerto, ed è dotato anche di una batteria di lunga durata oltre a una resistenza all'acqua IP67, quindi potrete portarlo con voi anche nei vostri viaggi. Vi basterà avere una connessione Bluetooth, quindi anche se avete altri device potete benissimo acquistarlo e usufruire di tutta la sua potenza e versatilità.
Vediamo infine il prezzo di lancio di Soundjoy, che è di 149,90 euro per la versione Obsidian Black e Spruce Green. Sono entrambi in vendita sul nostro store e c'è un'offerta speciale, per cui se acquistate il secondo sarà davvero a un prezzo speciale. Siamo giunti alla conclusione e spero che i nostri prodotti vi siano piaciuti e vi ringraziamo di cuore per averci seguito. Permettetemi anche prima di salutarvi, di ringraziare Chanel, Beatrice, Giulia, Arianna, Tommaso, Emma, Giacomo, Luca e tutto Guente, tutto il resto del team marketing, del team retail, del team Huawei Italia e anche i nostri partner, voi non li vedete, sono dietro qui, ma ci hanno supportato per realizzare questo speciale evento immersivo. Noi continueremo a lavorare duramente per creare prodotti sempre più intelligenti che aiutino a migliorare la vita di tutti i giorni. Non ci fermiamo. E come sempre, make it possible. Ciao!